Allora, questa lezione è la lezione 27 per le integrali triche. Quindi l'argomento saranno coordinate cilindriche e sferiche nello spazio. Questo è l'argomento. Allora iniziamo con quelle molto semplici, che sono le coordinate cilindriche. Coordinate cilindriche. Le coordinate cilindriche ve le descrivo in un istante perché sono davvero semplici. Diciamo, le coordinate cartesiane nello spazio chi sono? X, Y, Z, ovviamente. Le coordinate cilindriche nello spazio sono ρ, θ, z. Chi sono ρ e θ? Sono le polari corrispondenti a x e y, e z rimane la z, no? Quindi questi ρ e θ sono le polari corrispondenti a x e y, e z è z. Z, questa qui, resta la quota. Fine del discorso, queste sono le coordinate cilindriche. Beh, perché si chiamano coordinate cilindriche? Esempio. Uno, l'insieme, che ne so, prendiamo l'insieme A, che sono gli x, y, z appartenenti ad R3, tali che ne so, 0 minore uguale di x quadro più y quadro minore uguale di 2 e 1 minore uguale di z minore uguale di 3. Questo insieme qui cosa sarebbe? Questo vuol dire x e y nel cerchio di centro 0 e raggio radice di 2, z compreso tra 1 e 3, quindi questo è un cilindro sollevato rispetto a terra, no? Cilindro sollevato rispetto a terra. Cosa diventa questo cilindro quando lo vado a portare in coordinate cilindriche? Diventa ρ tra 0 e radice di 2, θ tra 0 e 2 pi greco e 1 minore uguale di z minore uguale di 3. Quindi si chiamano coordinate cilindriche perché ovviamente i cilindri diventano, si scrivono bene in coordinate cilindriche, giustamente. E va bene. Vabbè, facciamo un esempio stupido: se volessi fare l'integrale, che ne so, l'integrale triplo su A di cosa andiamo a integrare? X quadro z in dx di y di z. Come fate a fare l'integrale triplo su A? Vabbè, o lo fate con i metodi di ieri, un cilindro si lavora bene, come si lavora bene un cilindro? Beh, sia per colonne, la base è un cerchio, allora ci sono almeno tre metodi. Uno per colonne, diciamo la base è il cerchio, x quadro più y quadro minore uguale di 2, la colonna è sempre 0 minore, no, è sempre z dove varia tra 1 e 3. Oppure si lavora bene per sezioni, un cilindro. Per sezioni cosa vuol dire sezioni? Scrivo dove varia z, quindi
cosa diventa? L'integrale tra 0 e 3 in dz dell'integrale sulla sezione ad altezza z in dx dy della funzione x quadro z. La sezione che cos'è? La sezione di un cilindro ad altezza z. Quando z varia tra 1 e... No, perché ho messo tra 0 e 3? Z varia da 1 a 3, z minimo e z massimo, e la sezione, tutte le sezioni sono sempre lo stesso cerchio. La sezione è sempre un cerchio. La sezione è sempre un cerchio. E va bene. Non sto a farvi il conto in questa maniera perché mi interessa farlo in coordinate cilindriche, che è come lo voglio fare ora. Quindi il suggerimento è provate gli altri due sistemi, In coordinate cilindriche. Cosa diventa in coordinate cilindriche? Questa è la descrizione. Quindi diventa da 0 a radice di 2 in de rho, da 0 a 2π greco in de teta, da 1 a 3 in de z. Quindi questo qui è la descrizione, è A in coordinate cilindriche. A in coordinate cilindriche. Adesso devo scrivere la funzione x quadro z, cosa diventa? X quadro z, vabbè, x è rho cos teta, y è rho sen teta e z è z, quindi questo è molto semplice, diventa rho quadro cos quadro teta per z, questo è x quadro z in coordinate cilindriche, in cilindriche. Quindi cosa faccio a fare cilindriche? Faccio x uguale rho cos teta, al posto di x scrivo rho cos teta, al posto di y scrivo rho sen teta. E niente di più. Poi devo pagare. Chi è il pagamento? Visto che sostanzialmente sto facendo le polari, il pagamento è rho. Quindi rho, stesso pagamento delle polari. Stesso j delle polari nel piano. E vabbè, a questo punto l'integrale si fa perché diventa l'integrale tra 0 e radice di 2. Mettiamo insieme tutti i rho, quanti ce n'è? Rho cubo, quindi rho va qui, integrale tra 0 e 2π greco, tutti i teta vanno qua, cos quadro teta, in de teta. De rho, si tende a dimenticarlo, però poverino mettiamocelo, per l'integrale tra 1 e 3 di z in dz. Ci siamo? Adesso non resta che fare l'integrazione. Vabbè, questo è l'integrale tra 0 e radice di 2 di rho al cubo in de rho, l'integrale tra 0 e 2π greco di cos quadro di teta in dθ. L'integrale di z è z quadro mezzi, un mezzo z quadro, sostituisco gli estremi che sono z uguale a 1 e z uguale a 3. Questo diventa 9 meno 1 fa 8, diviso 2 è 4, quindi 4 volte l'integrale tra 0 e radice di 2 di rho al cubo in de rho, l'integrale tra 0 e 2π greco di cos quadro teta in de teta, questo fa pi greco, perché è metà dell'insieme, della misura dell'insieme, quindi 4π greco per l'integrale tra 0 e radice di 2 di rho al cubo in de rho. Beh, considerando il 4, questo è pi greco per rho alla quarta fatto tra 0 e radice di 2, e questo fa 4π greco. Questo è l'integrale fatto in questa maniera. Sarebbe carino che uno provasse a farlo anche negli altri due sistemi e controlla che venga lo stesso risultato. Quindi provare a fare e controllare che venga lo stesso. Questo è consiglio. Provare a fare e vedere che viene lo stesso. Che viene lo stesso.
Vabbè, questo era per dire che le coordinate, insomma, cilindriche sono praticamente gratis. Vuol dire polare nel piano e poi lascio la z. Adesso però introduco l'argomento vero, cioè la vera novità tridimensionale, che sono le coordinate sferiche. Coordinate sferiche. Allora, purtroppo, intanto, vi segnalo che ci sono diversi modi di introdurre le coordinate sferiche. Io vi faccio la versione dei geografi. In versione geografi. E poi parliamo di cosa sono le altre versioni. Intanto vi descrivo le coordinate sferiche dei geografi. Allora, intanto chi sono le coordinate sferiche? Le coordinate sferiche sono ρ, θ e φ. Io le chiamo coordinate sferiche dei geografi perché ρ è un raggio, φ è una latitudine e θ, cosa sarà mai? Una longitudine. Longitudine. Allora, come funzionano le coordinate sferiche? Beh, funzionano un po' come ve le potete immaginare. Qui c'è x, qui c'è y, qui c'è z, qui c'è un punto P dello spazio che disegno qui, ma potrebbe essere in un qualunque ottante. Allora, la cosa facile è chi è ρ? ρ è raggio, quindi è la lunghezza di OP. Questo è raggio, questo è ρ. E su questo sono d'accordo tutti. ρ è uguale alla lunghezza di OP. Quindi il giorno in cui vorrò una formula, ρ che cos'è? Radice di x quadro più y quadro più z quadro. Questo è P. Questo è ρ, questo qui è una ρ, purtroppo sembra un po' una P, ma è una ρ, questa è una lettera ρ, è il raggio. Quindi non è più quello delle coordinate polari, è l'analogo nello spazio, la distanza dall'origine del punto. Adesso chi è teta? Teta è una longitudine. Come si fa a vedere teta? Immaginiamo di guardare questa figura dall'alto. Cosa vuol dire guardare questa figura dall'alto? Proiettare il punto P sul piano XY, quindi sia Q la proiezione, sia Q la proiezione di P sul piano XY, e allora andiamo a disegnare questa proiezione, verrà un punto, che ne so, qui, questo è il punto Q, adesso ovviamente si vede male, ma questo angolo è un angolo retto. Cioè nello spazio questo angolo è retto, perché è la proiezione del punto. E va bene, fatta questa figura si capisce, si definiscono le altre due coordinate. Chi è teta? A quel punto teta è il teta delle polari del punto Q e φ è questo qui. Φ sostanzialmente, giustamente, è una latitudine. La capite che è una latitudine? Dov'è che φ è 0 gradi? Φ è 0 gradi sul piano XY, che sarebbe l'equatore. Dov'è che φ è 90 gradi? Φ è 90 gradi sull'asse z positivo, verso il polo nord. Dov'è che φ è meno 90 gradi? Sotto che punta in giù. Dov'è che φ è 45 gradi? A metà. Quindi φ è una longitudine. Quindi, detto questo, teta è uguale all'angolo che OQ forma con il semiasse positivo delle x. Brutalmente, che cos'è? Sarebbe il teta delle polari
il teta delle polari del punto Q. Ci siamo, detto un po' brutalmente, è il teta polare delle polari del punto Q, il punto Q che cos'è? Il punto P visto dall'alto, e Φ è uguale all'angolo QOP, cioè l'angolo che OP, cioè l'angolo che la retta OP forma con il piano XY. Ci siamo? Questa è geograficamente, del motivo per cui l'ho chiamate le coordinate sferiche in versione geografi, questa sarebbe la latitudine, e questo teta sarebbe la longitudine. E chi sarebbe il meridiano di Greenwich in questa visione? Il meridiano di Greenwich sarebbero i punti con longitudine 0. Longitudine 0 vuol dire teta uguale a 0. Teta uguale a 0 vuol dire i punti che si proiettano sul semiasse positivo delle x. Quindi teta uguale a 0 sono i punti che stanno sopra il semiasse positivo delle x. Allora, domanda per iniziare a capire le cose. Dove variano? Dove variano rho, teta e phi? Rho è un qualunque numero maggiore o uguale di 0. Rho maggiore o uguale di 0. Teta dove varia? È una longitudine, quindi varia tra 0 e 2π. 0 minore o uguale di teta minore o uguale di 2π. Dove varia φ? È una latitudine, quindi da meno pi greco mezzi a più pi greco mezzi, da meno 90 polo sud a più 90 polo nord. 0 minore uguale di φ, minore uguale, no, meno pi greco mezzi, minore uguale di φ, minore uguale di pi greco mezzi. E questa è dove variano. Dopo il dove variano ci sono i casi speciali. Beh, anche in coordinate polari ci sono casi speciali. Se io vi chiedo qual è il teta dell'origine in coordinate polari, voi che mi dite? Non ha senso, no? E adesso, se io vi chiedo il teta dell'origine o il phi dell'origine, non hanno senso. Quindi non hanno senso. Non ha senso parlare, di teta e fi dell'origine. Quindi questo è un primo caso speciale, come c'era un caso speciale in coordinate polari. Poi cos'altro non ha senso? C'è un'altra cosa che non ha senso, guardate un attimo la figura. Ha senso parlare, prendete questo punto qui sull'asse z. Chi sono le coordinate di questo punto? Rho ce l'ha, è la distanza dell'origine. Il φ ce l'ha, perché è 90, o pi greco mezzo, insomma. Non ha senso parlare del teta dei punti dell'asse z. È come dire, qual è la longitudine del polo nord? La longitudine del polo nord, ci passano tutti i meridiani, quindi la longitudine del polo nord non esiste, o ogni longitudine va bene. Quindi non ha senso parlare di fi, no, di teta dei punti dell'asse z. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Formule di passaggio, questo è più importante. Formule di passaggio, vabbè, una l'abbiamo già vista, ma è la meno importante. Quella che abbiamo già visto
è quella che permette di calcolare rho in funzione di x, y e z. E questo è facile. Io voglio fare l'inverso, voglio calcolare x, y e z in funzione di rho teta e phi. Voglio calcolare, voglio x, y, z in funzione di rho teta e phi. Allora, quello che è facile, il più facile è z. Z che cos'è? Questo triangolo non si vede, ma è rettangolo. Con l'angolo retto qui. Rho, seno di fi. Z è uguale a rho per seno di fi. Z, che sarebbe uguale a PQ, PQ, questo è uguale ad OQ per seno di fi, e quindi questo è rho, no, sarebbe uguale a OP per il seno di fi, OP per il seno di fi, e questo è uguale a rho per seno di fi. Quindi Z l'abbiamo sistemato. Adesso OQ lo sistemiamo facilmente. OQ chi è? E rho coseno di fi. OQ è uguale a rho per il coseno di fi. Adesso, una volta che conosciamo OQ, OQ chi sarebbe sostanzialmente? Sarebbe il rho polare, in un certo senso, no? A quel punto x e y come li ricavo? Quindi questo qui su sarebbe z, questo qui sarebbe y, e questo qui sarebbe x, no? Quindi x che cos'è? OQ cos teta, e y è OQ sen teta. Quindi x è uguale ad OQ cos teta, e quindi rho cos teta cos fi, e y è uguale a OQ per seno di teta, quindi è uguale a rho sen teta cos fi. Quindi in conclusione le formule di passaggio ve le scrivo tutte insieme, è x uguale rho cos teta per cos fi, y è uguale rho sen teta per sen fi, e z è uguale a rho per sen fi. Queste sono le formule di passaggio che uno si ricorda una volta per tutte. Sì, certo, coseno di fi alla fine. Come uno se le ricorda? Come se le ricorda uno? Intanto si ricorda la z. La z è rho per il seno della latitudine. Lo vedete, se pensate mentalmente, z che cos'è la quota? La quota è rho, che sarebbe la distanza, per il seno dell'angolo. Quindi questa uno se la ricorda. Questa c'è il seno di fi, le altre due c'hanno il coseno. E poi per il resto sono come le polari. Rho cos teta, rho sen teta, semplicemente che ci va quel coseno di fi. Quel coseno di fi cosa fa? Quel coseno di fi costruisce questo OQ. Semplicemente. E queste sono le coordinate sferiche. Inversione geografi. Perché avevo detto? No. Facciamo un piccolo passo avanti. Date le formule di passaggio, c'è ancora una cosa che serve. Il giorno in cui userò le coordinate sferiche, quanto dovrò pagare? Questa è la domanda. Calcolo di J. Calcolo del pagamento. Calcolo del pagamento che non ho assolutamente intenzione di fare, però vi dico come si fa, così magari ve lo fate una volta nella vita che è utile. Quindi, primo ricavo x, y, z, e questo è fatto sopra. Il punto 2 funziona esattamente come in due variabili, soltanto che adesso cosa devo fare? Quale matrice devo fare? È una matrice x, y e z che dipendono da tre variabili, quindi è una 3x3. Devo fare la matrice
x rho, x theta, x phi, y rho, y theta, y phi, z rho, z theta, z phi, questa è la matrice, uguale, non sto a fare le derivate, ma è una cosa semplice, bisogna fare 9 derivate, ma sono 9 derivate del tutto stupide, e al punto 3 devo fare j di rho theta phi è uguale valore assoluto del determinante della matrice. Allora, questo è un conto che vi invito a fare una volta, soltanto per vedere come viene, insomma. Si tratta di fare 9 derivate, è un determinante. Io vi anticipo il risultato, è rho quadro coseno di phi. Questo è il risultato da ricordare. Allora, come si ricorda? Come si ricorda? Non c'è teta, come è giusto che non ci sia, perché non c'era nelle polari, il teta è praticamente la stessa cosa, no? E non c'è neanche qui. Poi c'è rho quadro, invece di rho, e va bene, questo si accetta. Poi, la cosa, uno si ricorda che c'è phi, ma non sa mai se c'è seno o c'è coseno. Avrebbe senso ci fosse seno? Dove va via phi? Tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Non potrebbe esserci seno, perché il valore assoluto non può essere negativo. No? Quindi tra seno e coseno deve per forza essere coseno. C'è cos phi, che è quello che è sempre positivo. Queste sono tecniche per ricordarlo, che è quello che è sempre positivo. È sempre maggiore o uguale di 0 in meno pi greco mezzi pi greco mezzi. Queste sono le tecniche per ricordarlo. Adesso c'è il mega Achtung, ed è che purtroppo non c'è un Achtung relativo, e non è un dramma, diciamo, non c'è accordo universale per le sferiche. E la principale differenza è questa. Per i fisici, perché visto che userete fisica, questa è una cosa che è giusto che sappiate, per i fisici, o per i matematici venduti, aggiungo io, le coordinate sferiche sono fatte diversamente. Per i fisici, phi non è la longitudine, non è la latitudine, ma è, adesso ve lo disegno chi è, questo è x, questo è y, questo è z, qui c'è il punto P, per i fisici, quindi probabilmente anche per gli ingegneri, quindi è una cosa che troverete, phi non è la latitudine pensata rispetto al piano dell'equatore, ma è pensata di qua, rispetto al semiasse positivo di z. Ma è definita, è l'angolo tra OP ed il semiasse positivo delle z. Quindi cosa cambia? Cosa cambia? Due cose. Uno, varia. Dove varia adesso? Invece di variare da meno 90 a più 90, varia da 0 a 180. Varia da 0 a pi greco, quindi phi sta in 0 pi greco, phi sta in 0 pi greco, questa è la prima novità, invece che essere da meno pi greco mezzi, io preferisco quello dei geografi perché ho in mente latitudine e longitudine, posso pensare al polo nord, al polo sud, ragiono meglio,
Se uno preferisce questo, l'unica la prima variante che varia tra 0 e 180 anziché tra meno 90 e 90. La seconda variante è che sostanzialmente c'è un 90 di differenza rispetto all'altro. Quindi segni e coseni, in tutte le formule, segni e coseni sono scambiati, compreso nello jacobiano. Ovunque, in tutte le formule, cos fi e sen fi si scambiano. Compreso in J. Compreso nel calcolo di J. Quindi l'importante è che uno sia coerente con se stesso. Allora in quel caso J c'ha il seno. Perché? Perché il seno è quello che è positivo tra 0 e pi greco. Quindi si ricorda con lo stesso sistema. Però bisogna essere consapevoli di questo. Anzi, la realtà è molto peggio di come la pensavo. Io sono arrivato qui convinto che ci fosse questa ambiguità tra quello che usano i geografi e quello che usano i fisici. Poi, prima della lezione, sono passato su Wikipedia, tanto per vedere qual era se c'era qualche convenzione ufficiale. Ad esempio, qui sono sulla pagina francese. Questo qui è come ve l'ho descritto io, sostanzialmente, no? Vedete? Qui infatti parlo di matematica e geografi, parlo di matematici e geografi, questo è teta, questo sarebbe fi che chiamano delta, no? Che chiamano delta, questo è quello da fisici, come vi ho raccontato, questo è teta, lo vedete, questo è il punto P, questo è rho, questo è fi pensato rispetto al semiasse positivo sulla z, poi se andate sulla pagina in inglese, sempre di Wiki, se me la apre, la rete, sì. Eccola qua, qui c'è la versione ufficiale, e soltanto che, guardate come, questo è ancora peggio, no? Perché cosa stanno facendo? È quello dei fisici, gli angoli sono quelli dei fisici, ma teta lo chiamano fi e fi lo chiamano teta, per dire che non c'è convenzione, anzi, qui poi la smena dicendo che vabbè, qui ne parlo un po', ecco, vedete, l'uso può differire a seconda delle sorgenti, diciamo. Spesso in fisica è rho teta fi, insomma, scambiati col teta fi nella... Cioè, questo qui è davvero assurdo, perché teta è lo stesso delle coordinate polari se uno lo mette giù, quindi avrebbe più senso quell'altro. E comunque anche qui fa tutto il discorso, che ci sono quelle dei geografi, eccetera, eccetera. Quindi quando siete di fronte alle coordinate sferiche siate consapevoli di queste cose qui che possono a seconda dei casi cambiare definition, ecco conventions cosa dice qua? Inclination, ecco dice che in fisica è standard come ve l'ho detto io nella seconda versione, adesso vogliamo fare ISO, vabbè, insomma occhio che possono anche essere scambiati. Quindi qualcuno scambia pure, mettiamolo, qualcuno scambia pure teta e fi. Insomma, vedi Wiki in varie lingue. E vabbè, adesso ci mettiamo d'accordo che da qui in poi noi si usa quello dei geografi, ma siete sensibilizzati sulla faccenda, per cui la volta che dovete switchare, insomma, cambiate quello che dovete cambiare. Va bene. Adesso impariamo a fare un po' di descrizioni di insiemi in coordinate sferiche. Descrizione di insiemi in coordinate sferiche. In coordinate sferiche. Questo è quello che bisogna imparare a fare. Io qui vi scrivo la descrizione cartesiana e voi mi dite la descrizione in coordinate sferiche. Minore uguale di 3. Questo è quello facile. Questo diventa 0 minore di rho minore uguale di radice di 3, poi 0 minore di teta minore di 2 pi greco, meno pi greco mezzi,
minore o uguale di φ, minore o uguale di pi greco mezzo. Versione geometrica. X quadro più y quadro più z quadro minore o uguale di 4, z maggiore o uguale di 0. Questa che cos'è? Semisfera alta. 0 minore o uguale di ρ, minore o uguale di 2, teta, minore o uguale di 2 pi greco. Non volevo fare tutto ciò, cosa ho fatto? Ho aggiunto una pagina. Oh. Se annullasse, e annullasse, minore o uguale di 2 pi greco, fi, 0, minore o uguale di fi, minore o uguale di pi greco mezzo. E se ci avessi x quadro più y quadro più z quadro minore o uguale di 5, x maggiore o uguale di 0. Questa che cos'è? Una semisfera che vista dall'alto è solo la parte destra. Cosa devo scrivere? 0, minore o uguale di rho, minore di radice di 5. Teta, guardatelo dall'alto, guardatela dall'alto questa sfera. Meno pi greco mezzi, minore uguale di teta, minore uguale di pi greco mezzi e nessuna restrizione, quindi meno pi greco mezzi, minore uguale di fi, minore uguale di pi greco mezzi. Quindi questa qui, se devo fare un commento, dall'alto è così, cioè i due assi, quindi dall'alto vedo qui x, qui y, z spunterebbe da fuori, cioè x maggiore o uguale di 0, quindi è la semisfera questa parte qua, quindi teta lo vedo bene dall'alto, no? Dall'alto vedo teta che varia da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, questo è come lo vedo dall'alto. Che ne so, x quadro più y quadro più z quadro minore uguale di 4, y minore uguale di 0, z maggiore uguale di 0. Questo che cos'è? Sfera, z maggiore uguale di 0 parte sopra, quindi un'arancia, taglio, prendo solo la metà sopra e poi ritaglio e prendo la parte bassa, è un quarto di sfera, no? Adesso ditemelo in coordinate sferiche. 0 minore uguale di rho, minore uguale di 2. Sistemiamo la fi, che forse è più facile. Tra 0 e pi greco mezzi, 0 minore uguale di fi, minore uguale di pi greco mezzi, qui cosa scrivo? Y minore uguale di 0, quindi visto dall'alto è la parte sotto, da pi greco a 2 pi greco, oppure da meno pi greco a 0. Quindi pi greco minore uguale di teta, minore uguale di 2 pi greco, oppure, che è la stessa cosa, meno pi greco minore uguale di teta, minore uguale di 0. Ci siamo? Questo visto nel giro meno 1, questa qui, qui teta è meno pi greco e qui è 0, oppure qui è pi greco e qui è 2 pi greco, oppure qui è 3 pi greco e qui è 4 pi greco, va bene uguale. Torna? Dubbi? Dai, facciamone uno vero. X quadro più y quadro più y quadro più z quadro minore o uguale di 4 e poi mettiamo, adesso ve lo faccio abbastanza semplice, z maggiore o uguale di radice di x quadro più y quadro.
Allora, questo è facile, questo dice dentro la sfera. Questo cosa vuol dire? Che cos'è z uguale radice di x quadro più y quadro? Pensatelo per sezioni. Se io taglio ad altezza z, cosa ottengo? Ad altezza z ottengo radice di x quadro più y quadro uguale z. Quindi le sezioni sono delle circonferenze il cui raggio si alza linearmente man mano che mi allontano da, man mano che mi alzo. Quindi è un cono. Questo qui è un cono. Ad altezza, la sezione ad altezza z è il cerchio di raggio radice, il cerchio di raggio, non radice di z, di raggio z. Se non ci fosse la radice sarebbe il paraboloide, z uguale x quadro più y quadro. Con la radice diventa il cono. Quindi, la prima condizione dice, dentro la sfera, e quella si capisce facilmente. Quindi dentro la sfera, niente di più semplice. Ovviamente questo disegno adesso va pensato tridimensionale, questa è una sfera, non è un cerchio. Questa è una sfera bella pura. Il cono, come è fatto? Ha il vertice nell'origine, questo è il cono. Quando vado a intersecare i due, cosa viene? Questo vuol dire z sopra, quindi dentro il cono e dentro la sfera, diventa questo oggetto qui, diventa questa, è una specie di, diciamo, cono gelato, no? Va su come cono e poi viene il coperchio in cima, è una cosa tonda, come fosse la pallina di gelato, insomma, schiacciata dentro. Quindi è una specie di trottola, è un oggetto fatto così, alla fine, no? Zac, zac, zac. Allora, adesso descriviamo le coordinate sferiche. Rho è facile. 0, minore uguale di rho, minore uguale di 2. Teta. Teta è facile perché c'è tutto il giro, no? 0, minore uguale di teta, minore uguale di 2 pi greco. Fi. Inversione geografica, fi, e l'apertura del cono fortunatamente è 45 gradi, quindi da pi greco quarti a pi greco mezzi, pi greco quarti, minore uguale di fi, minore uguale di pi greco mezzi. Facciamone un ultimo tanto per vedere che avete capito. X quadro, mettiamoci due cose, mettiamoci uno, minore uguale di x quadro più y quadro più z quadro minore uguale di 2, e poi mettiamo z minore uguale di 0 e x più y maggiore uguale di 0. Vediamo le cose fa. Che cos'è sta roba qua? Fosse solo la prima sarebbe una corona sferica, no? Una corona sferica, poi di questa corona sferica butto via la parte sopra, quindi rimane una specie di scodella molto spessa, no? Una scodella molto spessa, di questa scodella molto spessa dall'alto taglio metà e quindi rimane metà di questo involucro di scodella spessa. Allora, vediamo le condizioni semplici. Questa cosa diventa? Minore di rho, minore uguale di 2. Che sarebbe questa prima condizione. Z minore uguale di 0 diventa? Z minore uguale di 0 diventa meno pi greco mezzi, minore uguale di fi,
minore o uguale di 0. Questo qui è il vecchio z minore o uguale di 0. Latitudini negative. Adesso devo rappresentare questa condizione. Questa condizione dove si vede bene? Se guardo dall'alto. Questa dall'alto. Cosa diventa dall'alto? Dall'alto x più y maggiore o uguale di 0 vuol dire x più y maggiore o uguale di 0 vuol dire y maggiore o uguale di meno x. Y maggiore o uguale di meno x. Questa è la zona con y maggiore o uguale di meno x. E quindi tradotta? Questa si traduce in termini di teta, no? In termini di teta diventa tra meno pi greco quarti, minore o uguale di teta, minore o uguale di 3 pi greco quarti. È poco più che precrossistico perché è in R3, ma poi una volta fatte le proiezioni giuste diventa in R2. Ovviamente se io scambiassi un po' le variabili, conviene ruotare gli assi in maniera da... cioè uno, sì? Radice di 2, certo. Il raggio è radice di 2, perché minore o uguale di radice di 2. Insomma, questi erano gli esempi semplici. Ovviamente le cose si possono complicare e lo faranno nella prossima lezione. Però intanto si tratta di prendere la mano con questo.